SIGEP 2018, ci troviamo allo stand di Evoca Group, il nuovo gruppo che comprende 8 marchi, tra questi c'è la divisione OCS costituita dai marchi Saeco e SGL con le macchine realizzate per questo segmento, e siamo in compagnia del team che si occupa della parte commerciale a partire da Cristian Palmieri. Buongiorno Cristian. Salve, buongiorno a tutti. Cristian, tu hai qui il tuo team che io immagino desidererai presentarci. Assolutamente sì. Intanto, qual è il tuo ruolo? Sono responsabile EMEA per il settore OCS di Evoca Group. Possiamo dire dunque che sei colui che ha la governance di questo segmento. Sì, diciamo che possiamo dire così, esatto. E chi ti affianca in questa nuova, possiamo dire anche nuova avventura con Evoca Group? Abbiamo il responsabile Italia, Maurizio Frusteri. Buongiorno Maurizio. Buongiorno a tutti, buongiorno Fabio. Tu giri tutta Italia come un commesso viaggiatore di altri tempi. Sì, esatto, Italia. E fra poco ci presenterai quelle che sono le novità. E accanto a te chi troviamo? Federico Fraccaro, Sales Manager per l'area balcanica e Middle East. Federico, l'area balcanica da dove comincia e dove termina? Diciamo che comincia con la Slovenia e termina con la Serbia. Anche tu con la valigia sempre pronta? Precisamente, sì. Un bel impegno. Sì, sì, però dai, ci mettiamo tutto il nostro impegno. E infine, accanto a te abbiamo... Mario Cacciolatto, Sales Manager Nordics e Est Europa. Anche a te faccio la stessa domanda, quali sono i confini della tua area? Isole Britanniche, Scandinavia, Romania, Est Europa in generale. Passaporto e valigia pronta. Sempre pronti. E allora grazie a tutti e quattro. Maurizio, te lo rubo per un attimo perché desidero che tu vada a presentare quelle che sono le novità di questa edizione 2018 di SIGEP. Poco fa, a telecamere spente, mi illustravi la gamma, fallo nello stesso modo, breve e conciso, per mostrarlo ai nostri spettatori di orecatv.it. Benissimo, partiamo alla mia sinistra da Saeco Honda, macchina in capsule, disponibile per la capsula Espresso Point on Espresso, nella versione manuale start and stop, eventualmente dosata per caffè corto, lungo e libero. La macchina dispone appunto di deconto per andare a controllare le battute e è abbinata a questo montalatte, un cappuccinatore che alimenta anche la macchina. Accanto abbiamo Duali, macchina a due gruppi, a leva, quindi con scarico semiautomatico della capsula, disponibile per le versioni Espresso Point e Nespresso, con caldaia per il vapore, acqua calda, un ampio touchscreen da 7 pollici con carico dell'acqua frontale, disponibile anche nella versione attacco a rete idrico. Solo con capsule Nespresso o possono essere inserite anche altri tipi di capsule cambiando la camera di infusione? Assolutamente sì, dispone di un gruppo modulare, ad oggi disponibile nelle versioni Nespresso e Espresso Point, il resto sarà appunto prossimamente definito. Alle spalle vedo anche un poggiatazze e anche scaldatazze. Un'ampia area scaldatazze, sì, assolutamente. Meccanismo a leva, doccetta per l'acqua, vapore. Quindi una macchina molto professionale per la piccola ristorazione. E ancora? Alla mia sinistra abbiamo Saeco, abbiamo la macchina area nella versione lavazza blu e nella versione Nespresso, con cappuccinatore, quindi abbinata al latte fresco, oppure nella versione solamente coffee. Una macchina che dispone di un'ampia autonomia con 4 litri d'acqua, un ampio scarico capsula e la possibilità di un'interfaccia utente che dispone di diverse selezioni, abbinate anche al latte fresco.
Maurizio, facciamoci di qua e richiamiamo in campo Cristian Palmieri, perché prima di salutarvi, ringraziandovi per la disponibilità, siamo di primo mattino e io ho dovuto fare programmare questa intervista proprio di primo mattino, perché nel corso delle scorse giornate, qualunque fosse l'orario in cui arrivavo qui, erano impegnatissimi. Siete stati presi d'assalto in questa manifestazione al SIGE 2018. Esattamente, sì, è stata una bella edizione, la seconda che ci vedi coinvolti al SIGEP, una buona affluenza e tanto interesse per questo nuovo team, questa nuova realtà e ovviamente per le nuove macchine. La divisione OCS costituita dai marchi Saeco e SGL ha certamente un venditore per l'Italia che in modo capillare copre rivenditori, concessionari, clienti, gestori e così via. Avete delle maglie strette. Se però la maglia si allarga un tantino e qualcuno non è ancora stato visitato, non sa come contattarvi, sta iniziando ora a fare il gestore o in ogni caso è un piccolo albergo, un piccolo bed and breakfast che desidera avere le vostre macchine, in che modo può entrare in contatto con voi? Qual è la casella di posta elettronica delegata ai contatti con Evoca Group per la divisione OCS? Ma direi sicuramente il sito internet sia di Saeco Professional che di Evoca Group hanno tutte le informazioni, daranno tutte le informazioni inerenti ai contatti e l'info a cui contattarsi, per contattarci e dare a noi la possibilità di andare a visitare tutti i clienti, i torrefattori e via dicendo che non sono stati ancora toccati dalla nostra rete commerciale. Sicuramente sarà nostro piacere andare a visitare tutti i possibili e potenziali clienti. Grazie Cristian, grazie Maurizio. Noi passiamo dall'altra parte perché lo stand è ancora più grande, non termina qui. Abbiamo da intervistare altro tuo collega Cristian che andrà a spiegarci quella che è la proposta Necta per Evoca Group. Non andate via, pochi secondi e torniamo.